le organizzazioni fanno sempre più leva sull'innovazione tecnologica. L'idea di fondo è sfruttare questi dati per conoscere meglio i pubblici e avere maggiori informazioni appunto a supporto delle decisioni nelle organizzazioni culturali. Io sono Deborah Agostino, sono professora al Politecnico di Milano, dove mi occupo di gestione dell'innovazione applicato al mondo dei beni culturali. Il mio lavoro è un lavoro sia di ricerca che di didattica. Io mi occupo di studiare come l'innovazione tecnologica e come i dati che derivano dall'innovazione tecnologica possono supportare le istituzioni culturali. Il percorso di data management è articolato in 4 moduli. Il primo modulo vuole fornire la capacità di conoscere i dati che sono a disposizione delle organizzazioni culturali. Un secondo modulo poi è incentrato sul ciclo di gestione del dato, quindi che cosa vuol dire scaricare i dati, cosa vuol dire analizzare i dati, cosa vuol dire riportare i dati. Ci sono poi degli esempi concreti, che cosa vuol dire utilizzare i dati per conoscere i pubblici, piuttosto che utilizzare dati economico-finanziari, piuttosto che utilizzare i dati legati alla valorizzazione del patrimonio. E poi ci sono degli esempi applicativi, quindi dei progetti già esistenti sia a livello nazionale che a livello internazionale sull'utilizzo dei dati. Utilizzare i dati all'interno della fabbrica del vapore vorrebbe dire, ad esempio, di utilizzare i dati della biglietteria per comprendere chi viene, quando, che profilo ha, piuttosto che utilizzare i dati dal sito web e analogamente utilizzare i dati dell'app, per esempio, anche qua per comprendere meglio quelli che sono i comportamenti dei visitatori. Questo corso si pone diversi obiettivi formativi. Il primo è quello di fornire la competenza legata al conoscere quelli che sono i dati a disposizione, saper implementare poi una strategia di gestione dei dati, quello che si chiama Data Management Plan. Il lavoro del data analyst non è solo un lavoro da scrivania di analisi di grandi moli di dati, ma è un ibrido tra l'essere fisicamente in un'organizzazione culturale, vivere il museo, vivere l'archivio, vivere la biblioteca, comprendere quali sono le tecnologie che possono generare i dati. Il beneficio è migliorare la gestione dell'organizzazione, migliorare i rapporti con i pubblici, migliorare le modalità con cui le opere e il patrimonio viene conservato, quindi porta dei miglioramenti nelle strategie complessive dell'ente. Se volete sapere di più su che cosa vuol dire il processo di gestione dei dati, seguite il corso di Data Management sulla piattaforma di Ecolab.